promuovere un artista emergente sia nel campo dell'editoria, che sia sul campo della musica, che sia su qualsiasi altro campo, è difficile. A volte si fanno anche delle scelte sbagliate, perché ci sono tanti giovani, meno giovani, che vorrebbero cominciare ad emergere, e mentre altri magari prendono strade diverse e vogliono aiutare effettivamente in maniera pratica questi artisti emergenti. Ne parleremo insieme a Paolo Pasco, lui si occupa di diverse cose. Intanto ciao Paolo, benvenuto. Ciao Sara, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radio. Allora, come nasce, tu fai diverse cose, io direi di partire dalla musica, va bene? Va bene per te. Tu nasci come cantautore, quanto tempo fa hai cominciato a comporre e a suonare? Qualche anno fa, 5-6 è uscito qualcosa, è uscito significa come pubblicazione tramite una casa discografica americana, per gioco, e poi il gioco si è fatto pian piano più interessante, relativamente più importante, e continuo a scrivere ovviamente sia testi che musiche, sia musica elettronica che musica leggera, e ho voluto da un po' di tempo a questa parte mettermi anche dall'altra parte della scrivania, quindi non solo fare ma aiutare chi vuole fare in questo mondo in cui è difficile emergere. E quindi facendo questo passo hai pensato di far nascere, di creare la Promo Records? Sì, esattamente. Promo Records è una società che si occupa di molte attività differenti tra di loro, nasce tuttora, si occupa di information technology, quindi consulenza informatica, creazione di siti web e quant'altro collegato all'information technology, alla quale ci ho aggiunto da un po' di tempo a questa parte diciamo un discorso musicale di produzione e distribuzione, e recentemente, abbastanza recentemente, anche l'edizione libraria, quindi pubblico anche libri di scrittori. Di che tipo? Di qualsiasi tipo. L'ultimo libro che è uscito, il 20 maggio, si chiama Live After Love, di una scrittrice sudafricana che si chiama Elizabeth Russo, ed è un romanzo rosa, una love story in inglese, alla quale poi lavoreremo anche a una traduzione in italiano. Precedentemente la stessa scrittrice ha scritto un altro libro, che è questo che faccio vedere. Sì, per chi sta vedendo il video, ovviamente. Letters, esattamente. 67 Letters to Dear Nelson. C'è uno scambio epistolare tra la scrittrice e Nelson Mandela, prima la sua scomparsa e anche dopo. Parla di, diciamo, di temi sociopolitici, in particolare del Sudafrica, ma non solo. Quindi effettivamente le tre si sono scambiate, o che lei immaginava di scrivere, o che scriveva effettivamente a lui ma che non ha mai inviato? Ottima domanda, lei le ha scritte effettivamente, alcune di queste sono state anche lette. Poi c'è stato un incontro negli ultimissimi tempi, molto emozionante. Non c'è stata mai una risposta ufficiale, una lettera, diciamo, risposta ufficiale, ma uno scambio verbale, insomma, tra i due. Quindi un libro molto interessante, anch'esso in inglese. Vediamo se anch'esso lo tradurremo in italiano. Ultimamente sto invece collaborando con un attore inglese per la traduzione di un suo libro pubblicato già da un pochino di tempo in lingua inglese, e vediamo se la cosa entra in porto. Sarà un'altra cosa molto interessante, un personaggio noto negli anni 80. Quindi scusa, il tuo lavoro, visto che in inglese non legge quasi nessuno in Italia, è molto fuori, all'estero? Sì, a me non piace avere limiti geografici, anche come artisti. Io sto seguendo una band della California, abbastanza nota in California, e tramite la radio che gestisco, anche una web radio, si chiama Radio 5, www.radio5.it. Radio, concedici questa cosa. Sì, beh, insomma, tra amici si può fare, via. Ho avuto così il piacere e l'onore di trasmettere per primo in Italia la loro musica, è veramente eccezionale, una rock band veramente di spessore e di livello. Quindi geograficamente ho un DJ. Qui come fai a gestirli? Beh, la tecnologia ci aiuta, quindi insomma, voglio dire, ormai le distanze non sono così fondamentali e importanti. La scrittrice sudafricana, l'ultima che ho pubblicato, sì. Ho artisti in Germania, appunto in America, non è così importante. Ogni tanto ci si vede, molto spesso ci si sente. Sicuramente è un lavoro che ti riempie, perché questo scambio culturale ti aiuta anche a capire le mentalità differenti rispetto a quelle che sono le mentalità sia da parte dell'editore italiano sia da parte di chi scrive, perché sono sempre più le persone che scrivono, molto meno quelle che leggono. Questa è una realtà purtroppo evidente, sì. Perché è facile scrivere, inventi, tanto c'è l'editor che poi corregge, e quindi chiunque può mettere anche online i propri libri. In realtà poi quello che manca è il contenuto. Certo, ma lo stesso discorso anche nella musica, e permettimi di dire un po' ovunque. Quindi si pensa un pochino che semplicemente si può far tutto,
Io stesso, insomma, non sono un musicista nato, quindi mettermi nel campo della musica non è stato inizialmente facile. Fortunatamente ho dei collaboratori molto esperti, molto professionali, anche conosciuti, che mi aiutano notevolmente, e anche e soprattutto grazie a loro si cercano di portare avanti progetti musicali di artisti nuovi ed emergenti, per far conoscere un po' la musica, io la chiamo del mondo un po' sommerso, quando non si fa capo ai soliti canali che ci, diciamo, propinano ovviamente un stesso format, sotto ci sono tanti altri artisti che non hanno possibilità, fortuna, conoscenza di farsi conoscere, cerco di andarli a pescare pian pianino io nel mio piccolo. Però ecco, preferisci sempre scuovare al di fuori dei confini, o è successo che hai, anche andando su Facebook, se vai a piattaforme dove ci sono molti artisti emergenti, di scoprire bravi autori, cantautori oppure musicisti italiani? Assolutamente sì, beh, i social sono importanti, è inutile nasconderlo, poi si possono odiare, amare, sono utili per chi fa attività. Come dicevi tu giustamente prima, è sempre fondamentale poi il contenuto. Ci sono diverse band, una l'ho conosciuta, gli Squarez, che tra l'altro sono stati già ospiti vostri, è un trio. Li ho conosciuti artisticamente parlando, che suonando a Trastevere live siamo diventati amici, stiamo lavorando a due progetti CD, un progetto CD cover e soprattutto un progetto di CD inediti scritti da loro, a cui tengo di più perché la nuova musica è quella che cerco di promuovere, e così tanti altri. Ma era anche un album dei Luna Pop, sbaglio? Sì. Sì, sono tornata indietro nel tempo improvvisamente. Esatto. Forse, se non sbaglio, proprio il primo. Va bene, quindi se volete proporvi a Paolo, sia sotto l'aspetto editoriale sia sotto l'aspetto musicale, siete cantautori oppure scrivete, componete, scrivete per altri, quindi volete proporre i testi che poi magari verranno messi in musica da qualcun altro, potete farlo. Io vi consiglio intanto di mettere like sulla pagina Facebook, li trovate con Promo Records, altrimenti c'è la pagina Pasco, che è la pagina dove Paolo si propone come musicista e cantautore, dove potete anche chiedere informazioni direttamente a lui. C'è anche un sito web www.promo-records.com, mi raccomando la S finale, se no ve lo dimenticate. Altrimenti, se volete mandare una mail, info@promo-records.com. Paolo, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Ma l'unica cosa, appunto, a chi non è facile proporsi, sia nel campo musicale, nel campo letterario e quant'altro, l'importante è credere in quello che si fa e crederci fermamente, e se quello che uno fa è un qualcosa di sostanzioso, prima o poi la cosa potrà uscire. Prima o poi noteranno, tanto essere scaltri, insomma, aiuta molto spesso, soprattutto per uscire fuori in qualche modo, e uno di questi modi potrebbe essere avvicinarvi, farvi conoscere dalla Promo Records. Grazie Paolo Pasco per essere stato qui con noi, in bocca al lupo per tutto. Grazie Sara, grazie Radio Radio, un saluto agli ascoltatori.